Ciao ragazzi, un saluto da Marco Augustoni di IllustratorStartup.com. In questa nuova lezione vediamo come realizzare un'ombra distesa, in inglese cast shadow, direttamente all'interno di Illustrator. Partiremo da questa semplice illustrazione e cercheremo di posizionare un'ombra estesa proprio sotto al personaggio in modo da ottenere un risultato di questo genere. Per creare questa particolare ombra utilizzeremo prima di tutto lo strumento ellisse che possiamo anche attivare tramite il tasto L, quindi tasto L attiviamo l'ellisse e andiamo subito a creare un nuovo livello. Questo nuovo livello lo chiameremo ombra. E lo posizioneremo ovviamente sotto il livello lupo. A questo punto, con lo strumento ellisse selezionato e con il livello ombra attivo, vado a creare un ovale proprio sotto il mio personaggio, in questo modo. Ok, a questa forma vado ad applicare un grigio. Perfetto. E il passaggio successivo consiste nel posizionare all'interno dell'ovale una sorta di reticolato. Nello specifico andremo ad aggiungere una trama che ci permetterà di creare la nostra ombra realistica. La trama, tra l'altro, è anche uno strumento di Illustrator che ci permette di creare delle sfumature complesse. Quindi attivo l'ovale, vado su Oggetto, Crea trama sfumata. Attivo l'anteprima e, come puoi vedere, viene inserito una sorta di reticolato all'interno dell'ovale. Andiamo ad inserire tre righe e cinque colonne. Come aspetto possiamo impostare al bordo oppure lasciare anche l'opzione piatto perché possiamo ovviamente poi andare ad applicare ad ogni punto del nostro reticolato un colore diverso. Quindi lasciamo piatto, la luce la lasciamo al 100%. E facciamo clic su ok. A questo punto possiamo andare a selezionare i vari punti della trama ed applicare diverse gradazioni di grigio. Ad esempio, nei punti che si trovano lungo la circonferenza possiamo andare ad applicare un colore bianco, quindi utilizziamo lo strumento di selezione diretta, selezioniamo questi quattro punti, apriamo il pannello campioni così lo teniamo qui sulla sinistra, ok, e possiamo applicare un colore bianco. Come vedi la trama verrà sfumata, ok, e quindi possiamo procedere con tutti i punti che si trovano lungo la circonferenza dell'ovale. Possiamo anche tenere premuto il tasto Shift per selezionare tutti i nostri punti, ok, e applicare il bianco. Ok, magari ecco qui conviene bloccare direttamente il livello lupo. Perfetto. Possiamo anche scurire eventuali punti nelle zone maggiormente in ombra. Tipo qui, per esempio, dietro la zampa sinistra, possiamo andare a scurire l'ombra in questo modo. Quindi possiamo anche spostare i nostri punti per andare a personalizzare il nostro effetto. Possiamo anche, per esempio, distorcere il nostro ovale andando ad agire su questi punti della trama, ok? Quindi possiamo sostanzialmente andare ad ottenere il risultato che desideriamo. Perfetto, questo è il risultato finale.
Lo strumento trama di Illustrator, come avete visto, consente di realizzare sfumature molto complesse e addirittura permette di ottenere immagini fotorealistiche come queste. Tuttavia dovete sapere che è uno strumento alquanto complesso. Se volete approfondire l'argomento, comunque vi invito a fare clic sul link in descrizione e a scoprire Illustrator Startup, il mio grande corso che contiene oltre 100 video lezioni. Fra l'altro, all'interno parlo anche di tecniche di colorazione con lo strumento Trama. Noi ci vediamo nel prossimo video.